Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di un incredibile salvataggio di una bimba di 5 anni precipitata dal balcone. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. In un episodio straordinario avvenuto a Torino, oggi si è verificato un autentico miracolo. Una bambina di soli 5 anni è precipitata dal quinto piano di un edificio in via Nizza. Tuttavia, un eroico giovane di nome Mattia Guzzi, un impiegato di 37 anni, ha assistito all'incidente e, con un gesto di coraggio incredibile, è riuscito a afferrarla al volo, evitando una tragedia imminente. La bambina è stata prontamente ricoverata presso l'ospedale Regina Margherita, dove le sue condizioni sono state giudicate fuori pericolo e ci si attende che si rimetta presto. Dall'altro canto, Mattia è sotto cure mediche a causa di un trauma toracico e delle conseguenze dell'impatto. In quel momento critico, Mattia si trovava in compagnia della sua fidanzata, Gloria Piccolo, che ha raccontato con emozione: «Mio fidanzato le ha urlato di rimanere ferma e io ho suonato tutti i campanelli, ma quando mi sono voltata, la bimba era già caduta. Mattia l'ha afferrata al volo, non so come abbia fatto, ed è caduto in ginocchio». Subito dopo, la bambina ha cominciato a piangere e noi abbiamo esalato un profondo sospiro di sollievo. Era viva. Non riesco a spiegarlo nemmeno a me stessa. È stato incredibile, ha condiviso con il Corriere della Sera. Sebbene la dinamica esatta dell'incidente sia ancora da chiarire, sembra che la bambina sia caduta per una sua imprudenza, sporgendosi troppo dal balcone. Il giovane che le ha salvato la vita ha udito le grida di un vicino che aveva assistito alla scena dal proprio balcone e, agendo con straordinaria prontezza, è riuscito a smorzare la caduta e ad evitare una tragedia che sembrava inevitabile. Un momento di eroismo e miracolo che ha sconvolto il quartiere e dimostrato la potenza del coraggio e della prontezza d'animo. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti le ultime notizie. A presto!